Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Parola del Signore. Si sentiva solo, quante volte nella nostra vita ci è capitato di sentirci soli e la solitudine non è che è propria di coloro che si perdono nel deserto e non hanno nessuno accanto a sé. La solitudine a volte è anche di chi apparentemente la compagnia ce l'ha. Ci sono delle persone, uomini e donne, che vivono in una famiglia apparentemente normale, però non essendoci apertura, non essendoci dialogo, non essendoci comprensione, non essendoci amore, ci si sente soli. Per superare questa solitudine, Dio ha mandato un torpore sull'uomo, perché dal suo cuore, diciamo dalla costola, uscisse qualcuno che, qualche traduzione dice che gli fosse simile. In realtà il testo dice con esattezza qualcuno con cui confrontarsi, che non è la stessa cosa. La donna non è un essere simile, quasi uno sdoppiamento del maschio. La donna è, da un certo punto di vista, l'altro, l'assolutamente altro. E coloro che non capiscono questo, evidentemente non contribuiscono a sollevare dalla solitudine, perché la solitudine è il sentirsi senza qualcuno con cui confrontarsi. Per cui ci può essere l'assurdo, apparentemente assurdo, di un eremita, il giorno d'oggi sta tornando in auge il fenomeno di uomini o donne che preferiscono la vita solitaria. Eremiti se ne vanno in un posto solitario
e lì scelgono Dio. Avete sentito la storia di Fratel Cosimo, della Madonna dello Scoglio in Calabria? Fratel Cosimo cominciò separandosi da tutto e vivendo una vita da eremita in mezzo al bosco. Poi il Signore gli chiese altro, come spesso capita. Se uno sceglie di confrontarsi solo con Dio, o per delusione o proprio per amore verso Dio, poco fa ho dato a Marcello un'immagine di San Ciro, protettore di Marineo, che i marinesi sanno che fu medico, eremita e martire. Eremita nel senso che si ritirò nel deserto in Egitto e poi a poco nel suo eremo venne tanta gente, altri monaci, e fu scoperto mentre stavo portando conforto a una giovane signora con le sue tre figlie in carcere per amore di Cristo, e fu anche lui imprigionato con il suo amico Giovanni di Aressa, anche lui santo. La solitudine per amore di Dio. E Adamo era solo, ma questo torpore era l'estasi del colloquio con Dio. Dal colloquio con Dio nacque la donna. Ecco perché non è mai lecito a un uomo considerarsi padrone della sua donna, tanto peggio torturatore, come purtroppo spesso sentiamo dalle notizie di cronaca. La donna è prima ancora che il frutto della costola dell'uomo e il frutto del colloquio e del confronto con Dio. Questo dovrebbero fare i fidanzati, se ancora esiste al giorno d'oggi l'istituto del fidanzamento, durante il periodo del fidanzamento, meditare questo dono prezioso che si è ricevuto dal cuore di Dio e che fa uscire dalla solitudine. L'avete notato la differenza che c'è nel tratto, nel sorriso, nello sguardo, nel volto, tra chi ancora cerca un confronto per uscire dalla solitudine e chi è innamorato? C'è un abisso. A volte capita che si vede dallo sguardo e dal volto perfino se una donna è incinta, e magari la donna stessa non lo sa. Mi è capitato già due volte nel giro di pochi mesi. Ho detto l'altra volta a una ragazza: ma oggi sei più bella del solito, non facciamo che sei incinta. Era sposina di pochi mesi. Dicevo no, padre Giacomo. Poi mi arriva una telefonata dopo 24 ore, padre Giacomo, ho fatto il test, così tanto per curiosità, ci sono uscita incinta. E mi è capitato pure domenica scorsa, per delicatezza non dico di chi si tratta, con un'altra ragazza. Non veniva qui da molto tempo, la guardo, dico, oggi è più bella del solito, ma può darsi che è incinta, proprio così, avevo Gesù nelle mani. Era più bella del solito, aveva un sorriso diverso. Cosa non fa l'amore dato e l'amore ricevuto? Si può essere soli perché incapaci di apertura, si può essere soli, attenzione, perché si ha voglia di dominare. Non c'è nulla di peggio di un uomo o di una donna che dicono: professore, mio marito, professore, ma marito, e poi aggrizzo io, che aggrizzo, che ha a che fare con un flessibile?
L'altro è una persona che è quella che fondamentalmente si resta quello che si è. Non si esce dalla solitudine quando si ha voglia di dominare l'altro. Gli uomini che vogliono fare i dominatori sono gli uomini più soli del mondo. Pare che abbiano il loro ordine, magari migliaia, forse milioni di persone. Stalin, Hitler, Mussolini, Pinochet, Ceausescu insegnano, Tito, apparentemente dominavano, in realtà erano dei poveri soli che spesso fanno pure una brutta fine. A volte si è soli perché ci si lascia dominare, ci si lascia dominare. Attenzione, il peccato di dominare l'altro e di volerlo dominare è identico e grave come il peccato del lasciarsi dominare, che a volte ci si lascia dominare per pigrizia. Vabbè, è così, si diventa succubi, ci si lascia plagiare, ci si lascia calpestare, ci si lascia violentare, ci si lascia pestare. Questo è pure peccato. L'altro giorno parlavo con una signora la quale si lamentava e piangeva. Pure i figli si stanno allontanando da me. Ma perché? Perché mio marito mi ha pestato e malvoluto e disprezzato da una vita e i miei figli ora che sono cresciuti mi dicono tu ci colpi. E siccome io continuo a essere quella che sempre sono stata, i miei figli si stanno allontanando da me attribuendomi la colpa del bruttissimo carattere di mio marito. Ecco allora che il lasciarsi calpestare, il lasciarsi, come dire, rimanere soli, è pure un peccato. Si può essere soli perché egoisti, si può essere soli perché troppo buoni. La bontà, ho scritto in uno dei miei libri, è figlia di Dio. La troppa bontà è sorella del diavolo, perché diventa collaborazione al male. La troppa bontà a volte conduce alla solitudine. Bisogna essere buoni, non troppo buoni. Bisogna essere misericordiosi, non troppo misericordiosi. Bisogna essere le varie virtù. Però il troppo diventa un vizio, non è più una virtù. Bisogna che allora, per poter non restare soli, bisogna cercare la compagnia di Dio. Ecco perché se tu avvicini un'anima a Dio, non solo le fai bene perché porti a Dio un'anima e porti Dio a quell'anima, ma le fai bene perché portandola a Dio, Dio è padre degli uomini e quindi la induci e la metti in condizione di omologare il proprio cuore a quello degli altri e quindi a non essere mai sola, perché nessuno è così solo come chi manca di Dio. Dio che ha creato tutti gli uomini e Dio è colui che fa di ogni uomo il compagno dell'altro uomo, l'amico dell'altro uomo, la comunione tra tutti gli uomini, perché Dio è colui che ci ha creato, ci ama, continua ad amarci ed in Lui possiamo essere in compagnia sempre, perché Dio è colui che si è fatto compagno di ogni uomo.